Amici e amiche di RBE, le campane di Saluzzo suonano il mezzodì, per dirla un po' alla medievale, come si diceva una volta, mezzogiorno in diretta qui ora da Saluzzo alla Di Ferro, di Saluzzo alle porte del centro storico della capitale del Marchesato, che è protagonista della terza edizione della Festa del Libro Medievale e Antico, un appuntamento organizzato dal Salone Internazionale del Libro di Torino con la città di Saluzzo, Fondazione Amleto Bertone e altri partner che rendono possibile questo appuntamento, un appuntamento che ci aiuta anche a viverlo in maniera creativa e coinvolgendo ragazzi, ragazze, bambini e bambine delle scuole di Saluzzo, e ne è la conferma la presenza anche quest'anno del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli, rappresentato qui ai nostri microfoni, ai microfoni di RBE, da Paola Zanini. Paola, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di questa occasione ulteriore. Paola, in questo momento i ragazzi e le ragazze hanno appena finito di dipingere, di colorare un periodo che insomma a scuola ci hanno insegnato essere buio, essere insomma cupo, triste. In realtà il Medioevo era coloratissimo, ha permesso di poi fiorire quello che è la cultura del nostro tempo. E questi laboratori del Dipartimento tornano anche quest'anno, avete coinvolto tanti ragazzi e tante ragazze, adesso ci arriveremo, ma innanzitutto che cos'è il laboratorio, quali sono i laboratori del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli, che cosa fa qua il Dipartimento Educazione e come collabora col Salone del Libro? Allora, il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli da sempre, dall'apertura del museo, quindi nel 1984, il prossimo anno sono 40 anni, quindi iniziamo ad essere belli adulti, da sempre noi realizziamo una serie di attività che ovviamente partono da quelli che sono i contenuti dell'arte contemporanea e che però diventano esperienza da condividere, che spesso noi portiamo anche fuori dal museo. Quindi le mura del museo, il nostro museo anche abita un castello, che è il Castello di Rivoli, che ha anche dei trascorsi medievali, certo, fino ad arrivare appunto al Settecento con Filippo Juvarra. In realtà appunto convive in questa doppia situazione, esattamente come oggi qui a Saluzzo. Quindi far uscire l'arte, le proposte del Castello di Rivoli e renderle assolutamente adatte a tutte e a tutti, in particolare ai bambini e alle bambine. Questo è un po' uno degli obiettivi. E so che insomma partecipate a diversi appuntamenti, c'è una collaborazione molto stretta con il Salone Internazionale del Libro. Io vi ricordo ad esempio Portici di Carta a Torino, ma non solo, allo stesso Salone. Sì. E anche qui a Saluzzo è il terzo anno che partecipate a questa Festa del Libro Medievale, vero Paola? Assolutamente, peraltro appunto con il Salone del Libro di Torino da sempre noi abbiamo questa collaborazione in cui andiamo a reinterpretare le tematiche che sono appunto la, diciamo così, la linea guida del Salone e che in qualche modo poi vedono poi rappresentato nelle forme, nei colori dell'arte, come dire, l'allestimento invece nel caso del Salone al Salone, ma poi invece con le attività di Portici di Carta piuttosto che qui a Saluzzo. Certo. Con parlando appunto della Festa del Libro Medievale e Antico di Saluzzo, come Dipartimento Educazione, che cosa avete proposto? Ho visto qualche immagine, diciamo, erano dei cartelloni ancora bianchi con delle strisce nere, adesso sono dei coloratissimi murales. Sono stati attualizzati al tema della Festa del Libro Medievale? Che cosa avete proposto e come si sono approcciati i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, a questa vostra attività? Allora, guarda, noi abbiamo immaginato quest'anno in particolare, visto che avevamo visto che il tema era appunto Marco Polo, quindi il viaggio. Certo, il viaggio. Ci è piaciuto tantissimo come tema perché noi ci definiamo artenaute, per cui noi viaggiamo con l'arte. Artenaute, bellissimo, bellissimo. perché le parole, come tu sai, sono importantissime, come no? Tu ci lavori. E quindi per noi era anche importante far sì che questo viaggio venisse fuori. Quindi abbiamo ripercorso il viaggio di Marco Polo all'interno ovviamente anche della dedica fatta a Italo Calvino, delle sue bellissime città invisibili, e però abbiamo mescolato insieme alle città invisibili di Italo Calvino anche un po' di monumenti della bellissima città di Saluzzo, un po' anche di Castello di Rivoli, perché abbiamo pensato che questo viaggio, certo, era necessario documentarlo. Ecco, e i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine, in questo caso a Saluzzo, come hanno reagito a queste suggestioni? Secondo te sono vive dentro di loro in qualche modo le fiabe, i racconti, i film, i cartoni animati, insomma in realtà da sempre ci permette, sì, di avere questo immaginario del Medioevo dentro di noi, o sbaglio? È così anche oggi o solo per noi bambini
che abbiamo i ricordi in bianco e nero, diciamo così. Allora, guarda, secondo me c'è molto bisogno oggi di riattualizzare la storia, sì, ma partendo dalla storia, quindi da quelle sue immagini, da tutti questi elementi che tu continui ad evocare, perché è giusto. Anche perché a oggi abbiamo anche più strumenti, no? Per rivedere che cosa è stato il passato, però abbiamo forse meno strumenti hanno questi nostri giovanissimi di fermarsi anche un po' a dipingere, a portare il colore insieme a sporcarsi di colore, ma in realtà non ci si sporca di colore. Non ci si sporca mai, assolutamente, è vero. No, io lo dico sempre, okay. Tu devi dire, andando a casa la mamma, oltre a fare il prelavaggio e tutto, devi dire comunque che ti sei colorato, perché avendo colorato ti sei colorato anche tu. Quindi sì. L'idea è quella di vivere i colori, non con un qualcosa che ci sporca, ma anzi che colora anche noi. Sì, bello, sì, mi piace molto. Assolutamente, anche perché appunto l'impianto dell'azione di pittura funziona come hai visto, per cui c'è la grande superficie con questi segni neri, perché anche è giusto appunto che l'arte non sia soltanto libera espressione, ma che dia anche delle indicazioni, però poi tutti, perché sono stati veramente tanti anche oggi, possano in qualche modo poi andare a dare colore, ciascuno facendo il suo pezzo, quindi non si chiede di più di quello che ciascuno può fare, ma tutti insieme poi lo realizzano. E Paola, adesso questi disegni colorati che fine fanno? Dove andranno? Ah, guarda, anche questa è tradizione, per noi è importante anche perché così loro poi potranno portare anche i loro genitori all'interno della manifestazione a vedere anche questi libri meravigliosi che sono assolutamente antichi, quindi preziosissimi, ma dove ci saranno anche, incontreranno anche appunto invece il loro lavoro che noi andiamo a montare, ad esporre, assolutamente. Quindi in futuro i bambini cresceranno, bambini diventeranno grandi, insomma, e potranno vedere, ecco, questo era la mia partecipazione alla festa del libro medievale antico, quindi rimane il ricordo e la suggestione da passare. Questo è uno degli obiettivi, immagino. Assolutamente. Bello, sì. Mi piace. Dove possiamo trovare tutte le indicazioni sulle Artenaute e sul Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli, Paola? Beh, intanto sicuramente c'è il sito del museo, quindi il sito del Castello di Rivoli, Museo d'Arte Contemporanea, all'interno c'è la voce Educazione e ovviamente abbiamo anche una pagina Facebook, Dipartimento Educazione Castello di Rivoli, teniamo molto, vi aspettiamo anche su Paola Zanini, social. Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli, non ci sporchiamo, no. Noi ci coloriamo insieme ai colori che hanno dato il loro contributo qui alla festa del libro medievale e antico di Saluzzo. Paola, io ti auguro buon lavoro e di avere sempre lo stesso entusiasmo di colorare e non di sporcare. Esatto, grazie davvero anche a voi a di voi. Questa occasione. Grazie. Ciao.